Presidente, che cos'è l'Organic Week? L'Organic Week è una settimana di iniziative dentro il Parco della Biodiversità di Expo, organizzato da IOFAC, Fiera Norimberga, IFOAM Internazionale in collaborazione con Bologna Fiere, che tratterà i punti centrali del tema di Expo relativamente a quello che poi è il contributo del biologico. In questo senso si colloca nel palinsesto del Forum Internazionale Agricoltura Biologica che abbiamo lanciato qui come organizzazioni del biologico italiano con il patrocinio appunto di IFOAM il 16 maggio quando è venuta Vandana Shiva e il viceministro Olivero, quindi è diciamo il passaggio importante che poi ci porterà direttamente qualche settimana dopo all'evento annunciato dal ministro Martina, l'evento internazionale organizzato dal Ministero e da Expo in collaborazione col Parco della Biodiversità, che farà una grande festa del biologico e soprattutto un grande evento internazionale dove discuteremo del come e perché il biologico nutrirà il pianeta. Ecco, come può il biologico aiutare a sfamare un pianeta la cui popolazione aumenta costantemente? Il biologico è la vera innovazione in realtà dell'agricoltura e dell'alimentazione di questo secolo. Abbiamo necessità di produrre non necessariamente più cibo, ma di avere una produzione agricola, un'agricoltura molto più in equilibrio non solo con l'ambiente, ma anche con la popolazione locale. La grande parte della gente che ancora oggi muore di fame non è perché non c'è cibo a sufficienza, ma è perché non ha accesso al cibo, perché molte terre vengono sfruttate per monoculture, c'è una distribuzione non equa e c'è un costo del cibo elevato. Il biologico è un modello di agricoltura molto più vicino a un'agricoltura familiare locale, a filiere più corte, più etiche e poi soprattutto è in grado di produrre bene, bene, se fatto ovviamente con tecnica e innovazione, ma in maniera sostenibile. Quindi questo significa produrre alimenti anche per un pianeta che cresce, ma soprattutto salvare anche il pianeta. Ecco, quali sono le sfide che il biologico deve affrontare nei prossimi anni? Ma in Italia intanto va detto un'altra cosa importante che è accaduta qui la settimana scorsa al Parco della Biodiversità. Il Ministero delle Politiche Agricole il 18 di giugno ha lanciato un percorso per un nuovo piano strategico per lo sviluppo dell'agricoltura biologica in Italia. Abbiamo avviato una discussione organizzata per tavolo di lavoro appunto per attrezzare anche l'Italia come altri paesi europei con una politica nazionale per soprattutto raggiungere un obiettivo fondamentale. Abbiamo in questo momento uno squilibrio elevato fra richiesta del mercato e capacità di produrre biologico in Italia, quindi abbiamo bisogno di aumentare fortemente le superfici convertite a biologico. Per fare questo ci vuole ovviamente una riforma normativa che semplifichi molto tutti gli adempimenti, la burocrazia che c'è intorno a questo settore, il sistema di certificazione e abbiamo bisogno che il Ministero e Regioni lavorino insieme per utilizzare al meglio i fondi comunitari. Questa è una cosa che, ripeto, è nell'agenda del Ministero, è partita qui come percorso e chiuderà a Sana a settembre a Bologna anche questo.